Oggi dovevo uscire in realtà il local report del local fatto con Fluffal del faro, però in remote duel. Però ragazzi, sono le 22:23, sono stanco, non voglio editare una roba del genere, quindi di conseguenza vi beccate la tier list oggi, perché veramente, perdonatemi, ma non ce la faccio. In ogni caso, io sono Virgin di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sulla tier list, anche perché siamo abbastanza in ritardo da tutta. Ragazzi, non mi chiedete di meme del mese, anzi penso che già nessuno lo farà. La serie non continuerà, i meme del mese non continueranno, si fermano così. Cominciamo. Perdonatemi, ma ho preso i mazzi dell'ultima volta. Come vedete, sono gli stessi identici dell'ultima volta. Nel caso pensate abbia missato qualcosa, scrivetemelo nei commenti e poi nel caso vi risponderò nei commenti. Sinceramente, per non stare a perdere troppo tempo, ho preso sempre gli stessi. Proverò a non far incazzare nessuno, come vedete, queste sono le tier. Però non fa incazzare nessuno, ma tanto sarete triggerati comunque perché ci sono dei ritardati che dicono Raid Raptor e T2. Cominciamo! ABC, vabbè. Classico Rogue. Solo perché lo gioca. Lo gioca una persona al mondo e quella persona ci riesce a fare top ai tornei. Adamantia. Lo sto testando in questi giorni, sto provando a recuperare la lista. Si può fare going second, si può fare going first. Però non è più come prima, assolutamente. Il mazzo è buono, è un rogue basso. Con Megalith può giocare abbastanza bene, quindi ci sta comunque alla fine. Non me la sento di metterlo a livello di ABC a quello il punto, perché comunque è un mazzo che perde da mona introduzione. Potrebbe anche ABC, per carità, però. Dai, facciamo rogue major tutte e due, dato che perdono tutte e due la mona interruzione. Altergeist, Madonna benedetta, sto mazzo ultimamente sta facendo cagare, nessuno lo sta usando, io non capisco perché, sinceramente, vabbè, sì, ha un matchup effettivamente un po' del cazzo ultimamente, però. Lo vedo come un rogue, nulla di più. BAPK, dove vanno messi insieme, ma trovo PK. Allora, dovrò gestire un attimino meglio le tier. Rogue alto, dove sta PK? Eccolo qua. Ragazzi, le carte dei mazzi insieme vanno bene, quindi di conseguenza non vedo perché debba essere considerato più basso di un rogue alto. È un ottimo mazzo, veramente veramente buono. Tra l'altro, ragazzi, vi arriverà anche un video dedicato a Yu-Gi-Oh! Omega, e su Yu-Gi-Oh! Omega, come fanno su Dueling Book, c'è anche la pagina che hanno creato loro, gli sviluppatori proprio di Yu-Gi-Oh! Omega, dove vi addirittura dicono il meta di Yu-Gi-Oh! Omega, quindi potrebbe darvi un'idea anche quella cosa. Vabbè, certo, è comunque un simulatore, però potreste farvi un'idea anche da lì. E su Omega mi pare di aver notato che è uno dei mazzi più giocati, tipo BA PK, quindi ci sta assolutamente. Vabbè, poi ragazzi, il potenziale ce l'ha, è forte, insomma. Non stiamo a dire cagate. Cyber Drago, for fun, purtroppo. Niente. Sì, può calare Calamities, però è uno dei mazzi peggiori che può calare Calamities. Virtual World, assolutamente T1. È forte, troppo forte. DDD, un for fun, che fa negate specifici, vabbè, mi sto sempre a ripetere su sta storia, for fun. Dino, T2, semplicemente perché è un matchup di merda, ma proprio di merda contro i mazzi più forti, quindi. Ok. Dragma è un engine carino, è forte, con Invoked, con Eldritch non è la sua versione più forte. È difficile piazzare Dragma. Onestamente, per me è un T2. Per me è un T2. Ragazzi, queste sono tier list dove prevedo il meta. Quindi, infatti, escono all'inizio del mese e si chiamano tier list del mese. Per me è un T2. Non raggiunge il potenziale dei mazzi T1. Lo fa invece Drytron. Forte, assolutamente, un ottimo mazzo. Sto schifo, vai, meme Dex. Ah, un momento, devo pensare anche in attesa delle cose belle. In attesa di cose belle. Sì, c'è una carta nuova che deve arrivare, se non sbaglio. Sì, in attesa di cose belle, dai.
Eldritch, lo potrei mettere in attesa di cose belle, ma cioè, quella fusione è veramente indegna. T1 si gioca insieme a Zodiac, con il quale è fortissimo. Dove cazzo sta Zodiac? Eccolo. Fortissimo, assolutamente. È un T1 condiviso, mettiamola così. Non vi sto a dire quale di questi è più forte, com'è la classifica interna alla tier list, perché se devo andare a fare qualcosa, buonanotte. Questo rog basso, dai. Insieme ad Akai. Perché possono tranquillamente giocare insieme. Niente, non è nulla di eccezionale. Infernoble, onestamente non ho idea di dove metterlo. Lo metto rog basso. Le sue giocate le fa tranquillamente. Ma oltre quello, non può andare a perdere la mono entrap di solito, dipende sempre dalla mano, dipende un po' troppo dalla mano adesso, quindi rog basso Infernoble. Purtroppo, perché secondo me c'ha stile quel mazzo. Fluffal rog basso, ma soltanto perché può fare Calamity. Se non ci fosse Calamity sarebbe for fun, quindi ma sta roba Furair avrà dei supporti, non mi pare avrà dei supporti, quindi boh. Meme, giusto perché è Furair. Grenmaju rog basso al momento perché non è proprio il meta adatto a lui, mettiamola così. Guru rog alto ci sta, è un mazzo cioè, simpatico, per carità, a me sta sul cazzo, però può tranquillamente competere con alcuni dei mazzi migliori del formato, ce la può fare, insomma, non è che è totalmente. Ma in realtà tutti se la possono giocare nei local, mettiamola così, ragazzi. Veramente tutti se la possono giocare nei local. Non dovete stare a pensare che quei mazzi messi in for fun facciano totalmente cagare, eh. Hero for fun, non vedo più nulla di speciale in Hero. In attesa di cose belle, solo perché arriveranno i supporti, ma Infernity, ragazzi, finché non gli mettono questa carta a 3 non può fare un cazzo. Se la mettono a 3 rischia veramente di diventare un pericolo pubblico, quindi molto delicata la situazione del mazzo. Infernoid, rog basso, sì, non ha particolari matchup positivi al momento, non ci sono mazzi che particolarmente giocano da cimitero. Che sono, cioè, tra i T1 e i T2, ragazzi, non c'è praticamente nessun mazzo che gioca al cimitero. Sì, Eldritch si può rievocare al cimitero, mamma mia! E quindi al momento Infernoid, cioè, non è più all'epoca di quando c'era Orcust. Mi dispiace perché comunque è un bel mazzo. Madolce, rog medio, classico, e ci sta. Magistus, no, al momento non mi pare ci siano supporti annunciati, quindi for fun, sto andando a memoria, alle 22:30 sono stanco, quindi nel caso l'abbia missata sta cosa, ditemelo. Mac Knight, lo sbatto come rog medio, con Crusadia può ancora fare qualcosa. Melf non ha supporti annunciati e quindi niente, meme deck. Non ce la faccio. Mermail rog basso, sì, può fare Endloop come vi pare, però veramente ve lo volete mettere a confronto con questi mazzi qua? Moschetto, paradossalmente c'ha qualche matchup pure simpatico, rog basso. Anzi, no, T0, che cazzo dico? No, seriamente, comunque, c'ha qualche matchup. Lo lascerò là, ma è un rog basso. C'ha qualche matchup abbastanza simpatico in questo meta, quindi di conseguenza può anche dire la sua. Mutant. Rog medio insieme a Thunder, perché riesce a rendere. Ragazzi, provate la versione Thunder Dragon Mutant se giocate Thunder Dragon. Secondo me vi sorprenderete perché voi dite, vabbè, ma Mutant bricca. Sì, ok, Mutant bricca, va bene. Però nel caso di Mutant Thunder, ragazzi, quel mazzo parte con una facilità esorbitante ed è molto meno brick, almeno per come la vedo io, rispetto ad un classico Thunder con Chaos. Quindi dovete provarlo. Orcus non ha carte annunciate, non ha niente di che. Rog basso. Dai,
Ragun, rag meglio, dai. Paleo. No, Farfan non ha troppi matchup positivi estremamente, mettiamola così. Plunder rock basso. Ha bisogno di carte serie. Ah no, è stato annunciato il supporto, però il supporto arriverà chissà tra quanto da noi. Vabbè, in ogni caso, rock basso, lasciamolo così, non lo mettiamo in attesa di cose belle. È stato annunciato il supporto, però arriverà tra non si sa quanto. Prankitz, oh ragazzi, io lo schiaffo ancora T2, secondo me è forte Prankitz, vaffanculo. Per quanto riguarda Red Raptor, mazzo assolutamente for fun, non mi pare ci sia nulla che sta arrivando per Red Raptor, quindi ok. Su Dragon Link mi ero sbagliato. Su Dragon Link mi ero sbagliato. Io pensavo che la gente continuasse a giocare. Pensavo che potesse comunque reggere un minimo la botta. Lo mettiamo in attesa di cose belle. Perché stanno per uscire i dragoni. Cioè, si spera che escano a breve sti cazzo di Dragunity. In ogni caso, boh, il mazzo secondo me rimane forte. Però la gente non si fida più di sto mazzo, non gioca più. Sì, per carità, è giocatissimo su Omega al momento. È tipo il mazzo più giocato, ma perché si possono giocare i Dragunity? Da noi non si possono al momento giocare i Dragunity, quindi di conseguenza al momento lo lascio in attesa di cose belle. Tecnicamente dovrebbe essere un Rogue. Non saprei bene dove metterlo, però è in questa fascia qui, nella fascia Rogue. Rock basso assolutamente no, più tra rock medio e rock alto, però al momento si stanno aspettando le carte nuove, quindi lo metto lì. Sto schifo. È buono solo l'engine, solo l'engine di sto mazzo è buono. Memelec. Salamagna. No, ragazzi, Salamagna non giocherà Firewall. Non giocherà Firewall. In ogni caso, un rogue medio. Diciamolo così. Doll è pure simpatico. Se evoca Windach ha dei buoni matchup, nonostante tutto. Giusto Eldritch gliela può mandare al cimitero. Non è malissimo. Perde malissimo la Calamity se dichiari oscurità. Perde un botto di roba. Secondo me è rock basso. Però se fa Turbo Wind la difende tipo stile Dragoon con un botto di trappole e control. Può anche strappare belle vittorie anche contro questi qua. Quindi ci sta, mazzo buono. Sky può vincere. Rogue medio. Taintiff in attesa di cose belle, non mi aspettavo mai di dirlo. Cazzo, stanno arrivando le carte nuove, si spera. Quindi di conseguenza Taintiff avrà delle nuove carte. Soprattutto il mostro di main, secondo me, è ottimo. Lixis, dato che non è come Redur che si attacca le carte dall'extra deck, cioè sì, dall'extra deck, che cazzo sto pensando, dal deck dell'avversario è un po' meh, cioè ci sta però, Redur è più forte, però comunque ci sta come cosa. Trickstar, for fun, ma tanto se lo giochi going second con, se lo giochi going first con Dragon Turbo è forte, cioè è buono, può farcela tranquillamente. Se lo giochi going second con la fusione Neos, idem, quindi boh, ok, ci sta. Wow. Meme, solo perché ci stanno i TP muscolosi. FA, vabbè, stessa tier perché forza Ferrari. E poi abbiamo Zombie che è nella fascia rogue basso. Fa la giocata di Super Policy con Mondo Zombie. Più che altro è forte Rivard con Mondo Zombie. Quindi ci può stare anche se i mazzi che stanno top se li riescono a togliere abbastanza facilmente o Mondo Zombie o Rivard. Quindi sì, rock basso solo perché ci sono sempre quelle giocate. In ogni caso, ragazzi, questa era la mia tier list per quanto riguarda gennaio. E niente, ditemi cosa ne pensate. Più che altro ditemi la vostra tier list, la tier list secondo voi, per quanto riguarda gennaio 2021, in previsione appunto. Noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video che dovrebbe essere il local report dove vi ho portato Fluffal. E niente, ciao ragazzi.